Buon pomeriggio, bentrovati al TG 2000 Flash, i nostri aggiornamenti. Vaccini dal 3 giugno aperte tutte le fasce di età, al via anche le dosi in azienda, ad annunciarlo il generale Figliuolo. Ci saranno, assicura, 20 milioni di vaccini, dalla settimana prossima via alle dosi anche dai 12 anni in su. Per loro atteso oggi il via libera all'utilizzo di Pfizer e a seguire l'ok anche dall'AIFA. Sugli over 60 invece, ha ribadito il commissario per l'emergenza, dobbiamo crescere di più. Sui fragili è ancora da vaccinare, aggiunge, li andremo a cercare. Garantire ai paesi più poveri l'accesso a vaccini efficaci sono le parole del premier Mario Draghi nel corso del suo intervento in apertura della seconda giornata del Global Summit 2021. Dobbiamo intraprendere un'azione incisiva per affrontare le diseguaglianze globali, ha aggiunto, e la nostra priorità, ha detto, è sconfiggere la pandemia. Questo significa, ha concluso, farlo ovunque e non solo nei paesi più sviluppati. No alle rotte aeree per evitare la Bielorussia. Il Cremlino si oppone alle richieste di molte compagnie aeree di non attraversare lo spazio bielorusso dopo che domenica un volo Ryanair era stato fatto atterrare a Minsk con la scusa di un finto allarme bomba per poter poi arrestare il giornalista Protasevich. Mosca sostiene che il divieto di attraversare lo spazio aereo bielorusso da parte dei paesi occidentali per ragioni politiche sia irresponsabile e metta a rischio la sicurezza dei passeggeri. Covid, rischio fallimento per il 40% dei ristoranti e per un terzo degli alberghi. L'allarme arriva dal rapporto Confindustria, secondo cui nei prossimi 12 mesi c'è il rischio concreto di default e in generale potrebbero essere persi fino a 1,5 milioni di posti di lavoro. Valori massimi nel sud Italia, con una crisi del settore superiore al 40%, lo shock da Covid ha procurato, nota lo studio, un calo di fatturato del 20%. Incidenti sul lavoro calano, gli infortuni ma aumentano le vittime. Sono 306 morti nei primi 4 mesi del 2021, un aumento superiore al 9% rispetto all'anno scorso. Sul confronto però pesano in particolare le denunce mortali da contagio per coronavirus, impennata di casi fra marzo e aprile 2020. Sostanzialmente stabile invece il dato sulle denunce di infortunio, che registra una leggera diminuzione dello 0,3%. La strage di Piazza della Loggia quel 28 maggio di 47 anni fa, mai dimenticare, afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio per l'anniversario. La Repubblica seppe reagire alla disumanità dei terroristi e ai miti autoritari che li ispiravano, con l'unità del popolo che è rimasta presidio del bene comune in tutti i momenti più difficili della storia nazionale. Grazie all'unità degli italiani, la democrazia, le libertà, i diritti sono riusciti a prevalere, ha dichiarato il capo dello Stato. L'addio a Carla Fracci, regina della danza, oggi la camera ardente nel foyer del Teatro alla Scala di Milano. All'arrivo del carro funebre un lungo applauso ha accolto la salma della ballerina scomparsa ieri. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 14:45 nella Basilica di San Marco. Una lunga fila di persone sta rendendo omaggio all'artista, commosso in ricordo di molti suoi colleghi. Per Roberto Bolle la sua perdita è un grande dolore. Ed è tutto, il TG 2000 torna alle 18:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.